in cui uno stabilisce delle relazioni. Un educatore ben formato e avvertito può essere il salvatore di qualcuno che si avvicina al baratro. Il mio incoraggiamento è per questi strumenti, per contesti come l'oratorio, i collegi, le strutture scolastiche, che la Chiesa ha creato fin dal secolo scorso perché desidera prendersi cura della persona in ogni sua dimensione, volendo bene. A dirlo è l'Arcivescovo di Milano, che presso il Teatro del Collegio San Carlo incontra gli studenti nella Giornata Nazionale dei Disturbi del Comportamento Alimentare, un'iniziativa promossa dalla Diocesi attraverso la Fondazione degli Oratori Milanesi, in collaborazione con l'Istituto Auxologico e lo stesso San Carlo, per presentare un progetto condiviso rivolto alla prevenzione di patologie alimentari, che prevede un percorso formativo a disposizione di educatori, società sportive e associazioni. Per i nostri adolescenti talvolta il futuro è una parola amara, dice nel suo saluto introduttivo il rettore del San Carlo. Accanto a lui il direttore della FOMDO, Stefano Guidi. Il percorso si chiama Come ti nutri, perché gli oratori della diocesi vogliono avere un'esperienza sempre più documentata e seria relativamente al vissuto dei nostri ragazzi. Il percorso formativo disponibile da oggi sulla piattaforma online della FOM www.oramiformo.it si propone di aiutare così gli educatori a riconoscere fin dall'inizio i sintomi che conducono a disturbi del comportamento alimentare, anche quelli meno noti, volendo favorire al contempo una comunicazione efficace con i ragazzi in collaborazione tra famiglia, scuola, sanità, oratorio e sport. Insomma, un progetto ambizioso all'altezza della sfida d'oggi. Basta considerare che 3 milioni di persone soffrono oggi di questi disturbi e che ogni anno muoiono 4.000 giovani per tali patologie, la seconda causa di morte per questa fascia d'età dopo gli incidenti stradali. Da qui la preoccupazione dell'Arcivescovo. I disturbi alimentari sono una gravissima causa di disagio, è la seconda ragione di morte negli adolescenti. Come possiamo da adulti venire al loro incontro in questa emergenza? Primo essenziale modo di aiutare è di prevenire, cioè di creare condizioni in cui le persone si sentano in pace con sé, sentano che il loro corpo non è una prigione, non è uno strumento da tortura, ma invece è una parte essenziale della loro storia e della loro vocazione ad essere felici. Il cristianesimo fonda sull'incarnazione e dice che appunto la carne, il corpo, è la dimora del Figlio di Dio, quindi della gloria di Dio. Ecco, questo recuperare la bellezza di essere uomini e donne nella loro corporeità, fisicità, e quindi questa è la prima cosa che soprattutto gli ambienti educativi devono sostenere: la prevenzione, l'incoraggiamento a diventare grandi, contenti di essere al mondo. Qui siamo in un collegio arcivescovile, una realtà di eccellenza, la FOM è parte in causa di questo progetto, la Chiesa si interessa di questo, senza dimenticare naturalmente l'auxologico. Sì, la Chiesa si interessa di tutte le persone, quindi anche di fronte a questa situazione così grave, a queste malattie così diffuse, sente la responsabilità di rendere più pertinente e più attente anche la sua opera educativa. L'auxologico, anche questo è una struttura di eccellenza che è nata dalla tradizione cristiana e che diventa un luogo particolarmente dedicato a questi temi dell'alimentazione, soprattutto in età adolescenziale, quindi sono molte attenzioni, purtroppo credo che non bastino e che tocchi anche all'ente pubblico, insomma, provvedere a rendere più armonico tutto il sistema. Concorde l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che è anche medico, e che parla di una patologia nascosta molto pericolosa, così come il presidente dell'auxologico IRCS, Mario Colombo, che definisce il senso di una malattia subdola
e per la quale non esistono metodi salvavita. Più stanziamenti, e Regione Lombardia solo per quest'anno di fatto stanzia 6 milioni di euro per affrontare questo problema, reparti specializzati proprio in grado di assistere e gestire questo genere di problematiche, un lavoro sul territorio molto capillare insieme a scuole, ovviamente a strutture che si occupano di attività sportiva, ai centri sportivi, soprattutto con le famiglie, perché quando i giovani arrivano ai pronto soccorsi o agli ospedali significa che siamo in una fase terminale. Poi il dibattito con esperti e testimoni, come la giovanissima Viola Sella, ginnasta di punta della Nazionale Italiana di Ritmica, e Martina Colombari, attrice e conduttrice televisiva. Senza dimenticare psicologi, psichiatri ed endocrinologi, tutti sulla frontiera della sfida alimentare. E che hanno a che fare...